Ma l'opposizione non c'è un'anima, hai notato? Va? Buongiorno a tutti. Sì. Possiamo prendere posto, per favore? Buongiorno, caro Marco. Sono... Allora, anche se siamo presi. Segretaria, se possiamo procedere con l'appello, grazie. Baglivo. Battista. Presente. Borgia. Borgia è assente. Citraro. Assente. Costantini dal Sant. In questo momento non lo vedo, è assente. Della Giorgia. Della Giorgia presente. De Matteis. Presente. Fagiano. Assente. Finamore. Assente. Fiore. Assente giustificato. Giannotta. Presente. Giordano. Assente. Greco. Assente. Guido. Assente. Mariano Mariano. Presente. Martini. Assente. Mele. Assente. Ce la facciamo? Mignone. Presente. Mola. Molendini. Presente. Murri. Presente. Occhi neri. Presente. Orlando. Assente. Pala. Assente. Pasquino. Assente. Patti. Assente. Polibortone. La Polibortone presente. Povero. Assente. Rotundo. Assente. Salvemini. Presente. Scorrano. Assente. Tramacere. Assente. Valente. Assente. Tredici, compreso il sindaco, la seduta è valida. Perfetto. Allora, se vogliamo partire con l'inno.
Bene, dopo questa versione per gli iperudenti, noi rimpiangiamo forse il consigliere Molendini quando ci metteva il... Sì, c'è il consigliere, quindi Tramacere è entrato, il consigliere Guido, consigliere Mele, consigliere Costantini ha inserito la tessera, consigliere De Matteis. Qui se n'è andato lo schermo, però. Quindi c'è anche il consigliere Pala. Senatrice Poli dovrebbe inserire la sua tesserina. Anche Tramacere, consigliere Tramacere. Perfetto, perfetto. Allora possiamo iniziare con l'ordine del giorno. Primo punto all'ordine del giorno, l'interpellanza urgente a firma del consigliere Baglivo. Riguarda l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal decreto sostegni bis, misure urgenti per la scuola. Parola al governo per rispondere all'interpellanza. Prego. No, Salvemi. Dovete fare la richiesta di... No, dovete pigiare. Forse non si è loggato l'assessore. Risulta Foresio, se non date il posto... Ecco allora, parola all'assessore. Sì, grazie Presidente. Allora, faccio una premessa per quanto riguarda l'interpellanza del consigliere Baglivo, in quanto il decreto legislativo 73 del 2021, il comma 4 dell'articolo 58 che ha citato in questa interpellanza urgente, riguarda l'assegnazione di risorse finanziarie alle singole istituzioni scolastiche e non agli enti locali. Quindi sono fondi che di fatto gestirebbero i dirigenti delle scuole e non noi come amministrazione comunale. Noi invece per chiarezza abbiamo partecipato all'avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, precisamente sempre l'articolo 58 ma il comma 3 lettera B, che ha destinato 70 milioni di euro in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica. Questa partecipazione riguardando interventi finalizzati a garantire la ripresa dell'anno scolastico in sicurezza, e noi abbiamo candidato due edifici, la scuola secondaria di primo grado Ascanio Grandi, in cui l'intervento che abbiamo proposto è relativo all'ampliamento di aule esistenti e all'adeguamento funzionale di un ambiente da destinare a laboratorio e sala docenti per garantire l'accesso in sicurezza e il distanziamento previsto dalle misure in contrasto al Covid-19. L'importo complessivo è di 140.000 euro e sono in fase di completamento. L'altro intervento riguarda la scuola secondaria di primo grado Antonio Galateo, con una proposta progettuale relativa all'ampliamento di due aule esistenti e all'adeguamento funzionale dell'ambiente che abbiamo destinato a laboratorio e sala docenti, anche qui garantendo in sicurezza il distanziamento previsto dalle misure del Covid-19. L'importo complessivo è di 46.000 euro e anche qui i lavori sono in fase di completamento. Ovviamente abbiamo candidato queste due scuole tenendo conto dei criteri di assegnazione delle risorse relativamente a questi due bandi. Poi ci tengo inoltre a precisare che l'amministrazione comunale ha previsto la fornitura di sanificatori ambientali per 600.000 euro da installare in tutte le scuole dell'infanzia e secondarie di primo grado, ovviamente di proprietà comunale, e siamo in fase di espletamento di gara, per cui a breve doteremo tutte le scuole di Lecce di sanificatori ambientali, i cosiddetti purificatori d'aria, speriamo in quest'anno, insomma, corrente scolastico. Grazie. Bene, grazie. Assessore, consigliere
Baglivo, lei la parola per la dichiarazione. Sì, grazie. Soddisfatto. Grazie. L'ultima parte della precisazione dell'assessore mi fa piacere, perché sostanzialmente è vero che l'articolo 4 è sostanzialmente di competenza delle scuole, ma noi sappiamo che le scuole primarie e secondarie di primo ciclo sono sostanzialmente sotto l'ala protettrice del comune. Quindi mi fa veramente piacere che siano stati previste l'installazione di purificatori e aereatori, perché è impensabile oggi, soprattutto dopo 2 anni di esperienza, quando sappiamo benissimo che una delle misure principali per combattere questa pandemia è il ricambio d'aria, ancora si faccia ricorso alle finestre aperte. Non va bene questo, non va bene anche in un clima temperato come il nostro, non va assolutamente bene. Quindi questa cosa mi fa piacere, spero che vengano poi estese il più possibile a tutte le scuole e non solo a quelle dell'infanzia, ma anche a quelle, alle cosiddette scuole medie. Grazie. Bene, grazie consigliere Baglivo. Passiamo alla seconda interpellanza. Urgente, avente ad oggetto l'erronea emissione di avvisi di pagamento Tari per la Marina di Casalambate. La parola è all'assessore Agnoni. Grazie Presidente. Come riscontrato nella precedente interpellanza già effettuata dal consigliere Baglivo nel settembre 2020, procedemmo con gli avvisi di accertamento 2012-2013 a fare una bonifica delle banche dati, come l'eliminazione delle partite tassate finitari della frazione di Casalambate e precisamente dei comuni di Trepuzzi e Sguinzano. Tale bonifica massiva fu possibile in virtù dei dati catastali per poterli confrontare con le particelle e foglie territori ceduti al comune di Lecce. Negli anni successivi, grazie alla collaborazione dei comuni di Trepuzzi e Sguinzano, attraverso la sensibilizzazione dei proprietari, si è riuscito in maniera massiva a eliminare tutti quegli accertamenti tari che facevano parte dei comuni di Trepuzzi e Sguinzano. Attualmente residuano meno di 10, nel caso di specie 6, e si riferiscono a quegli immobili che non hanno dati catastali perché i proprietari non hanno effettuato i relativi accatastamenti, quindi abbiamo acceso un canale telematico attraverso i quali chi non ha provveduto con i dati catastali può comunicare all'ufficio e tentare di eliminare anche gli ultimi 6. È importante e necessario sottolineare che nessuno di quei 6 e neanche l'avviso Tari allegato all'interpellanza non ha effettuato alcun pagamento. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Baglivo, 5 minuti. Sono più veloce, assolutamente ringrazio l'Assessore, io sarò ancora qui perché anche se sono rimasti meno di 10, comunque ci sono 10 cittadini, 6 cittadini che spiacevolmente ricevono un avviso di pagamento anche per gli anni precedenti, quindi sostanzialmente dobbiamo cercare di farci noi parte attiva e risolvere questo problema. Quindi ringrazio l'assessore per questo e spero che l'anno prossimo non sia di nuovo qui a fare l'ennesima interpellanza, perché puntualmente, se mi verrà segnalato, ve la porterò all'attenzione. Grazie. Grazie consigliere Baglivo. Punto 3 all'ordine del giorno, esercizio della facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera numero 1 del 7 gennaio 2019. Autorizzazione al sindaco a effettuare la comunicazione di cui al comma 992 della legge di bilancio 2022. Parola al sindaco. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutti. Prima di dare presentazione del provvedimento, voglio esprimere l'augurio di buon lavoro ai neoconsiglieri provinciali eletti, Toni De Matteis e Paola Povero. Auguro a loro buon lavoro, indipendentemente dall'esito politico, sono espressione del Consiglio Comunale di Lecce nella massima assise provinciale, quindi si faranno interpreti di quelli che sono le istanze provenienti dal comune capoluogo. Naturalmente rivolgo un pensiero anche al nostro Gigi Valente, che è stato anch'esso consigliere comunale candidato all'assise provinciale, e per il bel risultato ottenuto. Volevo così, nell'illustrare il provvedimento, significarne l'importanza. Voi sapete che l'amministrazione comunale il 2 dicembre ha ricevuto la comunicazione della deliberazione della sezione regionale della Corte dei Conti di non
di non approvazione della manovra di riequilibrio approvata nel 2019, che determina automaticamente lo scioglimento in caso di conferma di giudizio dinanzi alle sezioni riunite di Roma. L'amministrazione comunale si è incaricata naturalmente attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica specialistica all'avvocato Terraciano di predisporre il ricorso, che è stato regolarmente depositato nei termini di norma previsti. Contestualmente si è avviata attraverso l'iniziativa dell'ANCI, nell'interlocuzione con le forze politiche presenti in Parlamento, con le rappresentanze dei vari partiti, espressione anche del nostro territorio, mi riferisco in primis a Francesco Boccia, a Roberto Marti, a Dario Stefano, a Baldo Pagano, un lavoro finalizzato alla definizione di una norma di sistema che consentisse di poter gestire con adeguamenti ormai non più rinviabili la gestione degli enti in disequilibrio attraverso una riscrittura del 243 bis. All'esito di questa valutazione condivisa si è giunti alla presentazione di un emendamento fatto proprio dal governo e quindi approvato nella legge di stabilità 2022, con il quale si consente di aderire, di poter rimodulare i piani di riequilibrio attraverso una istanza da trasmettere alle sezioni regionali e alle sezioni riunite, che una volta formalizzate sospendono eventuali giudizi rispetto alle istruttorie ancora non concluse, come nella fattispecie che espressamente ci riguarda. Quindi con questa delibera l'amministrazione aderisce alla facoltà di rimodulare la propria manovra di riequilibrio, tenendo naturalmente conto delle indicazioni che sono nel frattempo state formulate di rilievo da parte della sezione regionale. È un lavoro che impegnerà l'ufficio economico finanziario e l'intera macchina amministrativa comunale a far data da oggi per i prossimi 120 giorni, che è il termine ultimo di presentazione. E quindi chiedo il voto su questo provvedimento, poiché per un fatto di formalismo del quale mi faccio interprete, sarei molto più tranquillo se questa delibera, oltre a ottenere i voti dell'Aula, potesse essere anche dichiarata immediatamente eseguibile. Sono necessari 17 voti e una serie di assenze dovute per malattia, Covid e altro oggi ci impediscono di averli come espressione della maggioranza. Quindi chiedo, ne ho già parlato con la senatrice Poli, ma mi rivolgo all'intera Aula, se indipendentemente dall'espressione di voto sul provvedimento si possa garantire l'immediata eseguibilità in modo da consentire all'amministrazione comunale di essere tranquilla che non vi possano essere eccezioni formali su questo passaggio. Vi ringrazio. Bene, grazie. Aperta la discussione, ci sono interventi? Dovrebbe prenotarsi, senatrice. Perfetto. Sì, sindaco, innanzitutto mi scuso per non averla ascoltata perché c'era una cosa urgente della quale stavamo parlando. Volevo dire brevemente questo, che la rimodulazione del piano d'equilibrio è una responsabilità squisitamente politica che è giusto che si assuma l'amministrazione in rapporto alla possibilità che viene data, anche grazie ad un emendamento che il senatore Marti ed altri esponenti parlamentari di altra parte politica sono riusciti a portare avanti, anche da quello che mi risulta, con un percorso condiviso nei contenuti per fare in modo che anche il Comune di Lecce potesse rientrare nell'ambito di questa possibilità. E di questo non possiamo che essere lieti quando si fanno delle cose insieme per il bene delle città e dei territori. Per quello che mi riguarda, io non, nel merito darò un voto di astensione, ma tuttavia, rendendomi conto della situazione oggettiva dell'Aula oggi e anche della urgenza comunque del provvedimento, fermo restando, ripeto, nel contenuto la responsabilità dell'amministrazione,
personalmente do il voto favorevole all'immediata esecutività. Bene, grazie senatrice Poli. Ci sono altre richieste di intervento? Prenotatevi. No, quindi a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Sì, consigliere Morindini, prego. Grazie Presidente. Nel preannunciare ovviamente il voto favorevole da parte del gruppo, volevo solo esprimere la consapevolezza e la certezza che quanto espresso nel piano di riequilibrio, anche alla luce delle approfondimenti che abbiamo fatto, delle discussioni in commissione, dell'esame del testo del ricorso, la situazione dell'ente, come abbiamo già potuto verificare, è pur nella situazione critica che non può non riguardare un ente in procedura di riequilibrio, è largamente migliorativa rispetto alle premesse da cui la situazione era partita. Lo stesso sindaco ha riepilogato in aula di commissione una serie di elementi, fra cui i tempi abbreviatissimi di pagamento dei fornitori, la situazione di cassa con la restituzione a fine anno dell'anticipazione di tesoreria e un saldo di cassa largamente positivo per svariati milioni, la situazione di pagamento che ha visto pagati nel corso dell'ultimo esercizio in particolare, ma anche in precedenza, di una serie copiosa di debiti fuori bilancio che hanno consentito di sistemare queste importanti pendenze che insomma erano un vulnus del bilancio dell'ente. Quindi se è una situazione come quella si può dire che io sono certo che la controversia portata all'istanza delle sezioni riunite non potrebbe che avere esito favorevole indipendentemente dalle altre possibilità percorribili, ma detto questo sono ben lieto che si possa percorrere anche lo strumento che la legge offre e che consente quindi alla luce dei fatti intervenuti dopo la dichiarazione di dissesto che ormai è datata, di predissesto che ormai è datata, di riformulare il piano secondo le modalità che la legge consentirà. Grazie. Bene, grazie consigliere Morindini. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, procederei a questo punto alla votazione. Prego, segretario. Consigliere Baglivo voleva intervenire? No. Quindi procediamo a questo punto alla votazione. Come che non è uscito il posto? Non lo so, ma sta funzionando. Non devo fare l'accordo, sono votato, giusto? No, ecco. Non sono io. Perfetto, possiamo votare. Ci manca. Fagiano c'è? Hai inserito il... Provi adesso, consigliere Fagiano. Perfetto. Quindi sono 24, perfetto. Chiusa la votazione. Quindi 16 favorevoli, 8 contrari, 0 astenuti, è approvato. Passiamo adesso all'immediata eseguibilità. Possiamo votare. Non c'è.
23, ne manca uno, consigliere Pala, 24, perfetto, chiusa la votazione, 24 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, approvato. Approvata l'immediata eseguibilità. Sì. Ah, sì. Non passa al quarto. L'ho chiusa la votazione. Non si muove proprio la cosa. Non deve sospendere adesso. Dopo intanto si è bloccato tutto. Capisco. No. Si è bloccato tutto. Non si riesce a passare al punto successivo. Almeno. Ma perché c'è questo 8 poi? Poi c'è un 4. Sono numeri delegati. Però vedi, non si muove proprio il... ma voglio dire, quando si cambiano si... Ah, scusa. Punto 4 all'ordine del giorno, approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, triennio 2022-2024, l'assessore, parola all'assessore Rita Miglietta. Si deve prenotare. Perfetto, sì. Ecco qui. Allora, questa delibera approva il piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022-2024 allegato al bilancio, composto di 3 allegati, elenco fabbricati di 46 cespiti per un valore di 10.525.181.032 euro, l'elenco dei terreni per 21 cespiti per 18.500.110.000 euro e l'elenco delle valorizzazioni per 23 cespiti. La delibera, come abbiamo visto anche in commissione, è corposa e strutturata perché questo piano delle alienazioni prevede anche l'approvazione di 2 varianti, così come stabilito dall'assetto normativo, e in particolare di 2 terreni situati uno nel comparto 28 e l'altro nel comparto 16, le cui varianti sono proposte perché nel corso degli anni lo Stato ha fatto richiesta all'amministrazione comunale di acquisire dei terreni per poter delocalizzare, per poter delocalizzare le attuali sedi istituzionali rispettivamente della Questura e dei Vigili del Fuoco. I terreni che quindi andiamo ad alienare in via diretta allo Stato sono appunto nel comparto 28, la cui variante modifica la destinazione d'uso da F11 attrezzature per l'istruzione a F28 attrezzature militari, imprimendo un indice fondiario pari a 2,5 metri cubi,
mentre per i terreni del comparto 16 che si trovano pressoché adiacenti alla nuova sede della Questura andiamo ad imprimere un indice lievemente differente, ma la variante prevede sempre la modifica da F11 attrezzature per l'istruzione a F28 e da F12 attrezzature civili a sempre F28 e in queste F28 ex F12 andiamo a imprimere l'indice fondario di 3 metri cubi. La delibera quindi approva le varianti, revoca la precedente delibera del commissario del piano delle alienazioni precedente, autorizza l'amministrazione comunale all'alienazione diretta anche ai sensi del nuovo regolamento per i beni immobili e il dirigente del settore del patrimonio ha la sottoscrizione di tutti gli atti relativi a questi adempimenti. È una delibera importante che assegna a questo piano delle alienazioni anche un valore particolare perché la delocalizzazione di queste due sedi apporta anche un beneficio urbanistico alla città perché consente di decongestionare da una parte il centro urbano, dall'altra consente anche di definire per una porzione di città un insieme di infrastrutture pubbliche, di aree per attrezzature secondarie più moderno e più razionale. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato per questa delibera che diciamo la cui scrittura è stata piuttosto articolata. Bene, grazie assessore. È aperta la discussione, ci sono interventi. Non ci sono interventi, dichiarazioni di voto. Consigliere Baglivo. Sì, grazie Presidente. Io devo motivare il perché mi asterrò e mi astengo perché pur essendo contento di gran parte di questa delibera non posso però approvare tutto il piano delle alienazioni perché in alcuni punti non mi sembra congruente con le nostre idee, ma per carità. Certo, la variazione che consentirà finalmente lo spostamento della questura e degli uffici giudiziari, secondo me è una grande cosa, va fatta. Mi sarebbe piaciuto, e ve lo dico onestamente, va bene, sì, sostanzialmente è la variazione di destinazione. Mi sarebbe piaciuto ci fossero state due delibere separate, questo ve lo dico sinceramente, non so se era possibile farlo tecnicamente, perché non sono tecnico, ma penso che con due delibere separate non avrei avuto difficoltà a votare positivamente. Grazie. Grazie consigliere Baglivo. Senatrice Poli. Ecco Scorrano, va bene. Anche Poli, ecco Poli, perfetto. Sì, Sindaco, su questo provvedimento ho diverse perplessità e soprattutto anche insoddisfazione per il fatto che non trovo, per esempio, un piccolo intervento che probabilmente si sarebbe potuto inserire anche fra le valorizzazioni, il fatto che per esempio l'amministrazione comunale attraverso sempre procedura di evidenza pubblica potrebbe conferire gratuitamente con concessione trentennale ai cittadini singoli, ad associazioni o a cooperative tutti quanti quei terreni residui dei quali più volte abbiamo sentito parlare e credo che questa sarebbe stata l'occasione giusta per poterlo fare, anche perché
nelle pieghe della delibera stessa, a un certo punto si parla appunto di valorizzazioni di anche di terreni, siccome ce ne sono, ci è stato detto 3.000, saranno piccoli pezzi, però c'è chi può fare semmai un campo da gioco per i ragazzi, c'è chi vorrà fare un orto, ci sono tante, c'è una fantasia notevole per poter intervenire in questa situazione. L'avevamo chiesto a suo tempo, avevamo fatto anche una mozione su questo, però non vedo traccia. E, tra l'altro, ma adesso queste sono, diciamo, cose forse non di grande rilievo, ma che comunque hanno una certa importanza. Qui nella delibera, nella premessa della delibera, è scritto che nel piano delle alienazioni e valorizzazioni sono inseriti beni immobili facenti parte del patrimonio del Comune di Lecce, per i quali ai fini dell'alienazione o valorizzazione deve essere attivata preventiva verifica dell'interesse culturale. Deve essere applicata, mi pare giusto e corretto. Quando poi andiamo invece al punto 9, della delibera si dice che si potrebbe arrivare, no, si potrebbe, in una delibera che stabilisce dei paletti e delle cose chiare, credo che il condizionale non debba essere assolutamente utilizzato. Ecco, al punto 9 dice: dare atto che per alcuni degli immobili inseriti nell'elenco, che si dice in precedenza essere stati già individuati, ed è giusto che sia così, si potrebbe avere necessità prima di procedere alla realizzazione. Come si potrebbe avere necessità? Se è imposto, tanto che si deve prevedere una cosa del genere, insomma, non mi sembra che sia detto bene. Non ho compreso il perché, ma l'assessore ce lo potrà spiegare, ritengo, il perché si debba revocare la delibera del vice commissario prefettizio, anche perché poi si ribadisce quello che all'epoca, ormai sono passati diversi anni, quindi non abbiamo fatto una rivalutazione dei terreni in termini di costo, ecco, cioè questi terreni sono dati a 27 euro al metro quadro. Praticamente, insomma, stiamo facendo quasi un atto simbolico, ecco, nei riguardi dello Stato, che adesso lo dico da ex parlamentare, che spende fior di denaro per uffici giudiziari, per tutti quanti i vari soggetti che sono presenti come amministrazione dello Stato in tutta Italia, scuole, uffici giudiziari, non so, agenzie di vario genere, il Ministero delle Finanze e via dicendo, spende un sacco di denaro per fitti, ma poi chiede, pretende che si alienino dei beni a prezzi veramente bassi, il che non significa che non vogliamo che si costruisca finalmente la nuova sede della questura, tutt'altro, assolutamente lo vogliamo, però non a spese dell'amministrazione, insomma, ecco, io non lo so chi abbia fatto questo calcolo del 27 euro al metro quadro, non mi sembra comunque che sia una cifra assolutamente congrua. E, insomma, c'è qualche altra cosa che non va. Poi nella delibera c'è scritto dichiarare con separata unanime votazione. E se per caso la votazione non è unanime, che cosa succede? Appunto, siccome credo che siano sempre dei refusi, così, delle cose che si mettono senza guardare bene che cosa si sta scrivendo. Qui ci sono, c'è un primo parere del dirigente del settore pianificazione e sviluppo del territorio, il quale comunicava che le aree interessate sono destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, l'F11 e l'F12, perché c'è, ho visto, una differenza, e poi l'F28 naturalmente, no? E possono essere variate per consentire opere di urbanizzazione secondaria differenti, quali attrezzature militari per la protezione civile e l'ordine pubblico, indicando quale destinazione urbanistica dell'area più congruente alle proposte di intervento alla realizzazione F28 normata dall'articolo 105 delle norme tecniche di attuazione.
Successivamente, dice, a richiesta è stato fatto l'ufficio patrimonio, ha richiesto nuovamente al settore pianificazione e sviluppo del territorio, che risponde, cioè che possono essere variate per opere di urbanizzazione secondaria differenti, quali attrezzature, eccetera, dell'ordine pubblico, chiaramente senza modifica del piano convenzionato o assenso dei lottizzanti. Questo è previsto, scusate, io non ho avuto tempo di andare a riguardare le norme tecniche, quindi lo dico ad alta voce, non ho problemi. Ma è previsto oppure ci dobbiamo andare ad imbarcare in qualche contenzioso con i lottizzanti? Vabbè, mentre per il terreno della questura è indicato un prezzo, quello dei famosi euro 27, è lo stesso, ma sono comunque in due zone differenti, no? O no? O sono nella stessa zona? Sì, quel valore. Scusate, vi prego, perché poi non ci, se parlate senza microfono non sente il pubblico. La delibera del vice commissario è indicato il valore di 210.000 euro. In questa delibera viene ribadito quel valore di 210.000 euro, pur essendo trascorsi ormai 4 anni, insomma, da quella valutazione fatta dal vice commissario. Ma per carità, io vorrei capire perché bisogna eliminare, bisogna abrogare, diciamo così, la delibera del commissario, visto che individuava quei terreni erano per la questura, era indicato anche il prezzo, perché non dobbiamo proseguire lungo la linea che era stata già indicata 4 anni addietro dal vice commissario? Sinceramente questo non lo comprendo. E poi, vabbè, qua ci sono le tabelle che, insomma, non so con quale criterio sono state scelte alcuni immobili o alcuni terreni da dare in concessione, perché qui c'è scritto che alcuni sono dati in concessione. L'allegato A, scheda 2, elenco dei terreni. C'è questo elenco nel quale è specificato. Senatrice, se ha bisogno di qualche ragguaglio da parte dell'assessore, gli passo subito la parola, se no, se vuole continuare, lì può continuare. No, io ho finito. Ho finito, perché sono questi rilievi, insomma, di carattere, alcuni formali, altri sostanziali. Nell'elenco dei terreni vedo che per alcuni le destinazioni d'uso sono ben chiare e definite, per altri c'è scritto concessione. A parte che non c'è scritto se è concessione onerosa oppure se è concessione a titolo gratuito, ma vorrei capire con quale criterio sono state individuate le concessioni. In ogni caso, complessivamente il documento non mi soddisfa, e quindi, visto che siamo in dichiarazione di voto, io esprimo il mio voto contrario. Se non ci sono altri interventi, passo per la replica o al sindaco o all'assessore. Non ci sono altri interventi, parola al sindaco, prego. Grazie Presidente. Prima di cedere la parola all'assessore per le eventuali ulteriori precisazioni tecniche di dettaglio, volevo chiarire alla senatrice che la motivazione della revoca della delibera commissariale scaturisce dalla diversa risoluzione del rapporto con l'Agenzia del Demanio. Nel 2019 si prevedeva una sorta di dazio in solutum, adesso invece si sta prevedendo una cessione a titolo oneroso che verrà poi compensata attraverso un atto transattivo notarile con altre partite di debito che l'amministrazione ha nei confronti del demanio. Quindi fermo restando l'individuazione del suolo, il valore assegnato alle particelle, la revoca scaturisce esclusivamente dalla diversa gestione del rapporto con il demanio.
Quanto invece alla valutazione delle particelle legate alla porzione di suolo per la nuova eventuale sede dei Vigili del Fuoco, si è applicato lo stesso valore di 27 euro a metro quadro, tra l'altro essendo con medesime destinazioni d'uso e rientranti nello stesso quadrante, diciamo, urbanistico, perché stiamo nella zona sud-est della città, scuola, via della Cavalleria e quel comparto lì, quindi diciamo non poteva avere che un'equivalenza di valore. Per il resto non so se l'assessore vuole dire. Allora, dunque, per quanto riguarda la scheda delle valorizzazioni, e come lei ha ricordato la discussione precedente che c'è stato su questi terreni, diciamo l'amministrazione comunale non può inserire in un piano di valorizzazioni una massa di terreni agricoli la cui anche valorizzazione per semplici scopi agricoli è dubbia, soprattutto quando si tratta di terreni molto piccoli, ma ribadisco che noi stiamo censendo questi terreni proprio per valutarne la loro valorizzazione agricola, socio-agricola, o comunque compatibile con le esigenze di tutela ambientale, che però è un'operazione complessa perché questo censimento non era mai stato fatto e quindi non può essere inserito nella scheda allegata a questo piano. Per quanto riguarda il punto 9 che lei ha citato, relativo, vi leggo, che per alcuni immobili inseriti nell'elenco si potrebbe avere la necessità, prima di procedere alla alienazione, di acquisire, perché ci sono immobili che hanno un vincolo storici, che hanno un vincolo diretto, ci sono immobili che non hanno un vincolo diretto, ma che superano i 70 anni possono avere un vincolo indiretto, e quindi le amministrazioni pubbliche, prima di alienare, devono comunque verificare con i vari organi dello Stato la loro alienabilità. L'altro punto era la concessione, era la parte relativa alle convenzioni. C'è qui il dirigente Maurizio Guido dell'urbanistica che, insieme al patrimonio, insieme ai lavori pubblici, anche con l'avvocatura, hanno verificato che alcune convenzioni, erano anche scadute, che comunque la diversa classificazione resta F, quindi l'amministrazione comunale sta variando una destinazione d'uso per motivi di interesse pubblico, che è una facoltà che l'amministrazione comunale ha sempre, e oltretutto mantenendone la classificazione di urbanizzazione secondaria. Per quanto riguarda invece la concessione, ci sono delle aree che hanno un vincolo di concessione che in passato è stato anche impresso dalla Regione. In questo caso, come lei sa, poiché non superiamo i parametri della legge regionale sulle varianti ammissibili con i piani di alienazione, quindi non stiamo eccedendo la cubatura, siamo andati in via interna secondo la normativa di riferimento. Prego. Prego, prego, sindaco. Io rifaccio la prenotazione. Sì, grazie Presidente, giusto per ribadire il valore di questo provvedimento al netto dei giudizi che possono darsi con riferimento alla cessione delle particelle per la realizzazione della nuova sede della Questura di Lecce, che è già finanziata e che attende questo passaggio, che purtroppo non è conclusivo, è quella dei Vigili del Fuoco, che è una necessità emersa di fatto nella prima metà del 2021. Devo dirvi con sorpresa, perché non pochi anni fa il Demanio si incaricò di acquisire l'attuale sede dei Vigili del Fuoco in viale Grassi. Avremmo voluto portare al voto dell'Aula le due delibere
che definiscono conclusivamente il rapporto con il demanio con riferimento a posizioni debitorie e creditorie. Lo ricordo, ma poi ci sarà motivo di un approfondimento nelle sedute successive. Noi siamo debitori nei confronti del demanio per canoni non versati con riferimento all'utilizzo del castello di Carlo V e altri per oltre 1.400.000 euro. Questo debito lo stiamo gestendo attraverso questa operazione di collaborazione virtuosa fra istituzioni che si fanno carico degli interessi diffusi della comunità. Essendo provvedimenti però un po' delicati, devono essere naturalmente accompagnati da un atto notarile che noi abbiamo predisposto con l'assistenza del dottor Mancuso, che però prima di essere portato come parte integrante e sostanziale della delibera che ne prende atto, deve acquisire un parere dell'Agenzia del Demanio Nazionale, che siamo in attesa di ricevere. Appena quest'ultima verifica verrà conclusa, noi saremo nelle condizioni di dare finalmente chiusura a questo percorso, che, ripeto, da una parte definisce l'avvio formale con i tempi che di realizzazione di un intervento importante, che però è già finanziato, quello della questura. Sulla questione dei Vigili del Fuoco c'era stata chiesta la disponibilità di un terreno, considerato atto, diciamo, primigenio, propedeutico alla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte del Ministero dell'Interno, dal quale dipende i Vigili del Fuoco, che però al momento non c'è, diciamo, però è un atto che serve per innescare poi un percorso di richiesta di attivazione di un finanziamento specifico. Quindi io volevo dare conto che questo provvedimento ingloba questi due passaggi. E al collega Ballivo dico che non era possibile, date le caratteristiche articolate di tutta questa vicenda, predisporre due atti separati che sarebbero stati ulteriormente complicati anche da dover ricostruire, spiegare e illustrare all'Aula. Già il fatto di averne fatti due con riferimento al successivo provvedimento, che ancora non è al vaglio né della Commissione consigliere competente né naturalmente del Consiglio. Grazie. Grazie Sindaco. A questo punto possiamo procedere alla votazione. Possiamo votare. Consigliere Baglivo, forse no. Ti manca? 26, ne mancherebbe uno. Foregio in più, va bene, Foregio non può votare, anche se vorrebbe forse votare, ma non può. Chiusa la votazione, 18 favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto, approvato. A questo punto passiamo alla immediata eseguibilità. Prego. Chiusa la votazione, 18 favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto, approvata anche l'immediata eseguibilità del delibera al punto 4. Sì, allora adesso approviamo, quindi sospendiamo per un attimo la seduta perché dobbiamo resettare tutto il sistema. Sì, rimanete qui.